Buongiorno, allora Restic, l'agente di Vlahovic è a Torino, segnalato a Torino, quindi probabilmente si parlerà del prolungamento del giocatore serbo fino al 2028, lui in scadenza al 2026, fino al 2028 la famosa spalmatura dell'ingaggio che lieviterà fino a 12 milioni netti l'anno e quindi la Juventus non può sostenere naturalmente una spesa di questo genere. C'è apertura da parte del giocatore, da parte del procuratore, però voi sapete bene che finché non arrivano gli annunci è meglio lasciar perdere. Questo è un periodo di rinnovi, rinnoverà Rugani, dovrebbe prolungare il contratto anche Cambiaso, ci saranno altre situazioni da esaminare, quella di Rabiot prima dell'Europeo, l'ha detto il giocatore stesso. Ci sono anche qua ottimi buoni indizi sul fatto che possa rinnovare il contratto. Lui stesso ha detto che la sua decisione potrebbe essere molto influenzata dalla partecipazione della Juventus non solo al Mondiale per Club, e questa è certa, ma anche alla prossima Champions League, e continuo a considerarla molto probabile. Prima dicevo certa, poi la Juve ha fatto di tutto per declassarla a molto probabile. Chiaro che se non vince contro la Lazio, dovesse perdere contro la Lazio alla fine del campionato, da molto probabile si declasserebbe a probabile, dopodiché insomma la scala continua a scendere. Però insomma voglio pensare che la Juventus disputerà la prossima Champions League, perché altrimenti se no qua scoppia il finimondo, ma giustamente, perché se non dovesse centrare questo obiettivo sarebbe veramente una roba da finimondo. Sia dal punto di vista della passione, dei tifosi, dell'arrabbiatura, direi, dell'ambiente esterno, sia anche e soprattutto, direi, dal punto di vista economico, che sarebbe un treno in faccia di portata in questo momento, direi, incalcolabile, volendola calcolare, un altro mancato introito che andrebbe a superare comodamente i 100 milioni. Quindi non voglio neanche pensare. Però ragazzi, il fatto che qua alla Juve si continui a ragionare in chiave economica, ve lo ripeto, è normale data la situazione in cui versa questa società. La società. Mi avete chiesto se ho ascoltato la puntata di Juventibus dell'amico Massimo Zampini con Moggi ospite. Non l'avevo seguita in diretta, me la sono andata a riguardare. E ragazzi, però quando si parla di Moggi si parla di università di gestione societaria, cioè si arriva al massimo di quanto un dirigente possa essere in grado di fare e possa essere in grado di pesare all'interno di una società. E naturalmente Moggi cosa sottolinea? L'out in questi casi qua, o l'allenatore viene difeso a spada tratta, oppure con l'allenatore si interrompe il rapporto. In sostanza, le parole di Moggi che più mi hanno colpito sono state quelle relative all'ultima intervista di Massimiliano Allegri. Mi hanno colpito, lo conosco da tanto tempo e quindi non mi hanno colpito, perché era un po' che non le sentivo parole del genere, ma conoscendo da tanti anni Luciano Moggi non mi hanno stupito. Ossia, questo Allegri lasciato sostanzialmente solo, e quando una persona viene lasciata sola è anche normale che perda la bussola. Naturalmente si riferiva al fatto del litigio di Allegri con il collega Teotino. E l'ha detto Moggi, ragazzi, cioè non lo sto dicendo io, se viene lasciato solo è normale che un allenatore o comunque una persona che ha bisogno comunque di un appoggio possa perdere la bussola. In quei casi lì Moggi cosa ha detto? O gli dicevo di non presentarsi, o mi presentavo anch'io assieme all'allenatore per evitare che appunto cadesse in determinati tranelli o che comunque perdesse la bussola. Ma questo è un dirigente, ripeto, di assoluto valore, cioè sta parlando un professore di università sulla gestione di determinati momenti. E io lo ricordo diverse volte, Moggi partecipare a conferenze stampa di presentazione di nuovi giocatori ed intervenire in prima persona su domande ritenute scomode per il calciatore in questione o per l'allenatore in questione e rispondere lui. Mi ricordo che tra giornalisti a volte si rideva, ma lui di fronte a certe domande diceva: "Oh, questa rispondo io".
E ce lo aspettavamo, e rispondeva lui. Ma ripeto, siamo di fronte ad un fuoriclasse nel suo campo, ad un fuoriclasse. E il confronto in questo momento tra una figura come quella di Luciano Moggi e le attuali figure rappresentate dalla società non è nemmeno proponibile, perché questa società non ha il background di gestione di una squadra di calcio, attenzione, non di una squadra di calcio, della Juventus, che è una cosa ancora superiore. Ed è, non dico è normale, ma è chiaro che c'è molto gap anche nei comportamenti. E quindi è normale, anche se sbagliato concettualmente, è normale che non ci sia una figura societaria che si assuma questa responsabilità di andare davanti a un microfono, prendere le difese pubblicamente di un allenatore e oppure intervenire in situazioni scomode. Non c'è, nessuno evidentemente se la sente di farlo, o probabilmente questa è stata una nuova linea di condotta che si è scelto di intraprendere da parte di questa società. Poi, confermarlo, licenziarlo, è chiaro che le parole di Moggi sono molto pesanti in questo senso. In questo caso, se lui avesse scelto di non intervenire in difesa dell'allenatore e praticamente di lasciarlo andare da solo, certamente avrebbe preso quel secondo tipo di decisione, ossia licenziare l'allenatore al termine del campionato o a campionato in corso. Ma anche qui c'è una situazione ibrida da parte di questa società, che ti fa pensare, da un lato, che ci sia grande fiducia in Allegri, come ha detto Scanavino, ma evidentemente era abbastanza chiaro, relativa alla fine di questa stagione, e quindi di posticipare eventuali decisioni sull'allenatore al termine della stagione, una volta raggiunta la Champions. Io lo so che per i tifosi juventini, specialmente quelli di lungo corso, per le persone di una certa età, come la mia per esempio, viene automatico il raffronto dopo aver vissuto i tempi di Moggi, Giraudo, Bettega e quant'altro, e anche dopo aver perso sicuramente una figura molto carismatica e molto importante come quella di Beppe Marotta. Il confronto viene automatico e in questo momento non è nemmeno proponibile. La speranza per la Juventus è che in futuro venga identificata una persona in grado di assumersi questo tipo di responsabilità, in grado di avere questo peso. Io credo che per esempio Giuntoli potrà avere questo peso negli anni, ma in questo momento evidentemente, essendo appena arrivato o essendo al suo primo anno di esperienza, non può esprimersi in un certo modo, perché io rimango sempre dell'idea, o comunque ho questa sensazione forte, che questo sia un momento di transizione, che sia un momento di passaggio verso un futuro nel quale potrebbero vedersi nuovi organigrammi. È una sensazione che io ve ne ho già parlato più volte. Chiudo con il ricorso non respinto, quello del TAR, la Girau, ma il difetto di giurisdizione dichiarato dal TAR. Non è una sconfitta per Girau, è una sconfitta per la giustizia, perché quando uno non si ritiene competente o non si dichiara competente è perché non vuole assumersi la responsabilità di decidere. E c'è una Corte di Giustizia europea che parla del diritto a difesa, che in quel caso, nel caso di Calciopoli, è stato apertamente non violato, spazzato. Voi sapete cosa avrebbe portato una pronuncia del TAR, quindi con la possibilità di andare alla Corte di Giustizia? Uno stravolgimento totale. Chi si assume queste responsabilità, secondo voi? Ci siamo capiti. Ci vediamo questa sera.